speranza nel dolore. Lui è forza del mio cuore, è tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore, lui è la sete del mio cuore, colui che adorerò. Gesù è, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù, oh, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù. Eccoci qua, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta a questo appuntamento formativo, educativo, cristianamente parlando. Allora, oggi citiamo Papa Francesco, che più che mai ci invita ad essere coraggiosi e ad avere una profezia audace. Cioè, noi dobbiamo essere cristiani, capaci di essere forti in questo mondo, in questa epoca difficilissima, ma soprattutto ad essere veri profeti, a non avere paura di annunciare verità scomode. Il cristiano, se vuole servire veramente questa umanità, ogni uomo, ha bisogno di fortezza spirituale. Dobbiamo chiedere questo dono dello spirito, il dono della fortezza. Non bisogna lasciarsi dunque condizionare da schemi o da ragionamenti insipienti. Quanti ragionamenti, quelli dei bar, delle piazze, che non hanno niente a che vedere con il Vangelo. Quindi noi dobbiamo nutrirci, abbeverarci alla fonte della verità, della parola di Dio. E quindi, se vogliamo servire l'uomo, dobbiamo imparare ad essere coraggiosi, ad andare controcorrente, contro questa mentalità del mondo che ci sta portando ad essere invece apatici, ad essere immaturi e a non saper amare. Non ce ne accorgiamo che giorno dopo giorno in questo mondo, ecco, noi ci stiamo riducendo a rinchiuderci in noi stessi, a non guardare più nessuno, a tirare dritti, a andare dritti per la nostra strada, insomma come Levita e il sacerdote della parabola. Cari amici, che senso ha vedere un cristiano, un cattolico che va tutte le domeniche a messa, va ogni giorno in chiesa e poi non riesce ad avere sensibilità verso chi è in difficoltà o chi ha più bisogno? Lo Spirito Santo, sistemo sempre la telecamera, lo Spirito Santo sappiamo che è la fantasia di Dio e perciò dobbiamo essere capaci di accoglierla questa fantasia, senza paura di non farcela, senza paura di scandalizzarci da questa fantasia dello Spirito Santo. Sappiamo che l'uomo è un mistero, ma Dio è questa fantasia di mistero. Ed è capace Dio di creare situazioni che per alcuni diventa scandalo, per altri invece una benedizione. Quanti scandali genera Dio nella nostra vita? Tantissimi, soprattutto nella Bibbia, quanti scandali ha generato. Un balbuziente come Mosè che viene invitato da Dio stesso ad andare a parlare al Faraone e liberare il popolo di Israele. Ma com'è possibile che un balbuziente vada a parlare al Faraone? Oppure, com'è possibile che una vergine concepisca e partorisca e rimanga vergine? Questi non sono scandali di Dio. La fantasia di Dio è lo scandalo degli uomini. La croce di Cristo, scandalo per i giudei, scandalo. Come può un Dio onnipotente morire in croce come tutti i poveri mortali? Quindi l'uomo deve incontrarsi con l'amore di Dio, ovvero con questa carità eterna, la carità eterna, la carità che è Dio. Tutti noi siamo proprietari di questa carità, ma spesso la trascuriamo, cioè in poche parole noi siamo depositari dell'amore di Dio, ma noi quest'amore lo mettiamo da parte. Un cristiano allora che non sa amare non ha conosciuto Dio.
Un cristiano che ancora fa fatica ad amare non ha conosciuto Dio, lo dirà San Giacomo, o meglio San Giovanni. San Giacomo lo espliciterà quest'amore. Dice: mostrami la tua fede senza le opere, e che fede è? Quindi è una fede inoperosa. Giovanni invece dirà: Dio amore, chi ama rimane in Dio. E allora un cristiano che fa fatica ad amare non ha conosciuto Dio. Tante volte si dice: io sono libero da legami, non sono sposato. Ma non bisogna essere, non bisogna pensare di essere liberi perché siamo senza legami, ma noi dobbiamo essere capaci di essere liberi con un cuore che ha infiniti legami d'amore. Certo, una persona è libera di amare allo stesso modo. Vedi il consacrato, vedi la verginità del consacrato, di amare tutti con lo stesso amore e la stessa intensità. Solo chi sa amare senza pesi nel cuore saprà mostrare Dio nella sua vita. Se tu ami con un peso nel cuore perché fai fatica ad amare quel fratello o quella sorella, il tuo amore è così fasullo, il tuo amore non è ancora ben visibile, non lo mostri questo Dio nella tua vita. Oggi non abbiamo perché abbiamo troppi pesi che ci impediscono di far funzionare questo cuore, di essere libero, di pulsare di quella carità eterna che è dentro di noi. Quando, cari amici, c'è troppa roba in una stanza, non si capisce nulla, no? Dice: dove hai messo le scarpe? Dove hai messo quella roba? La stessa cosa è quando il cuore, che è chiamato ad amare, viene ostruito dal peccato, che lo indurisce fino a farlo diventare non più di carne, ma di pietra. Questo lo dirà il Signore attraverso la bocca del profeta Ezechiele. Vi darò un cuore di carne, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Eh sì, cari amici, io penso che tutti noi dovremmo chiedere questa grazia di togliere questo cuore di pietra per avere un cuore di carne. Dobbiamo allora invocare spesso il cuore immacolato di Maria, che non vuol dire che è un cuore puro soltanto, ma è libero di amare. Maria ha un cuore libero di amare, ecco perché è il cuore immacolato di Maria. Dobbiamo fare un grande sforzo per liberarci da tanti pesi e poter amare con serenità. Vedete, cari amici, noi facciamo fatica ad amare perché? Perché il peccato che è forte dentro di noi, che alberga dentro il nostro cuore, fa sì che questo amore non sia bello, non sia autentico, non sia libero. Abbiamo dei pregiudizi, soprattutto quando dobbiamo rapportarci con i fratelli, che dice: questo lo amo, questo non lo amo, questo mi conviene, questo non mi conviene, questo mi è simpatico, questo non mi è simpatico. Capite bene che l'amore non deve fare questi ragionamenti. Ecco perché dobbiamo invocare spesso la Vergine Maria, perché la Vergine Maria è stata la donna più libera, è stata la donna del sì, ha detto sì all'amore, a quella carità eterna. Allora dobbiamo noi impegnarci, cari fratelli e sorelle, se vogliamo essere cristiani, autentici, con il marchio originale, ecco, ad essere cristiani dal cuore libero. Non soltanto noi dobbiamo avere uno slogan, dobbiamo amare, dobbiamo volerci bene, però dobbiamo farlo nella libertà dei figli di Dio. Quindi Sant'Agostino dirà a un certo punto: ama e fa ciò che vuoi. Quindi la libertà di essere cristiani che sanno amare non come il mondo, ma sanno amare come Cristo. E allora questo è il mio messaggio per oggi, spero di essere stato chiaro, e ci ritroviamo domani per altri aspetti ancora più belli e interessanti. Però vi raccomando, meditate tanto e mettete in pratica. Buona serata o buona giornata per chi ascolterà questo video nell'arco della giornata.